la stagione 2024-25 inizia ufficialmente e noi vi portiamo a scoprire il mondiale in Uzbekistan. Decima edizione del mondiale di futsal, si gioca dal 14 settembre al 6 ottobre, sono 24 le nazionali e nastri di partenza. La formula prevede 6 gironi da 4 squadre, passano le prime due più le 4 migliori terze, si dà così vita poi il tabellone degli ottavi di finale e quindi alla fase eliminazione diretta. La formazione campione in carica è il Portogallo, che nell'edizione del 2021 ha battuto 2-1 l'Argentina. Mentre il Brasile è la nazionale che ne ha vinti di più, ben 5, l'ultimo risale al 2012. Brasile, Spagna e Argentina sono le uniche che hanno sempre partecipato alla fase finale di un mondiale, l'Italia si ferma a quota 7. Sono presenti a questa edizione 9 delle prime 10 formazioni del ranking FIFA, è assente di fatto soltanto la Russia, mentre la finale più disputata è stata quella tra Brasile e Spagna, ben 4 occasioni. Chi vincerà l'edizione 2024 lo scopriremo tra qualche giorno qui alla Umo Arena. Andiamo a scoprire quelle che sono le strutture di questo mondiale. Partiamo dalla Umo Arena di Tashkent, che è l'impianto principale, siamo nella capitale. Questo palazzetto, costruito nel 2019, ha una capienza di 12.500 spettatori. Per intenderci, siamo sopra la capienza dello stadio Penso di Venezia. La superficie di 60 metri per 30 permette di ospitare numerosi eventi, pallamano, hockey, pallavolo, ovviamente anche futsal. Per quanto riguarda i concerti, nella zona del parterre c'è la possibilità di ospitare fino a 10.000 persone. Tutte le aree del palazzetto sono state decorate dall'artista uzbeko Ismailov. In questo complesso, oltre ovviamente all'Umo Arena, troviamo anche 4 palestre, un museo dello sport e ben 2 parcheggi. Saranno in totale 27 le partite che si disputeranno qui alla Umo Arena. Gli altri campi di gioco sono Bukhara e Andijan, mentre Samarkand è stata utilizzata per il sorteggio della fase finale. Per l'Uzbekistan si tratta della terza partecipazione al mondiale di futsal. L'esordio nel 2016 si è concluso con una eliminazione ai gironi. Nel 2021 invece c'è stato l'accesso agli ottavi di finale e poi la sconfitta in una partita pirotecnica contro l'Iran, che si è chiusa su punteggio di 8-9. Per la federazione invece questa è una prima volta assoluta. Per la prima volta la FIFA ha concesso all'Uzbekistan di organizzare una grande manifestazione, quindi è anche la possibilità di promuovere il territorio e di poter dimostrare di essere in grado di ospitare eventi del genere. Come commissario tecnico della nazionale è stato ingaggiato Venanzio, un mostro sacro di questo sport, 4 europei vinti con la Spagna in carriera per lui, a dimostrazione di quanto sia un movimento che vuole provare a crescere e il mondiale è la giusta spinta per farlo. A livello di club c'è la Holy Liga come massima serie, 12 squadre iscritte nella passata edizione, il BMB Futsal Club con sede proprio a Tashkent è la formazione campione in carica e in bacheca le White Tigers hanno anche 2 campionati, 2 coppe nazionali e una supercoppa. Approfittiamo della nostra presenza qui in Uzbekistan anche per darvi un quadro, magari un suggerimento per i vostri viaggi futuri. Tashkent è il giusto mix tra religioni, culture ed architettura. Siamo in piazza Kastimam, dove prevale ovviamente la tradizione, ma all'interno della città, all'interno della capitale, ci sono anche luoghi molto moderni. Ad esempio il Tashkent City Park può essere paragonato a un parco di una qualsiasi capitale europea. Il Tashkent City Mall invece è uno dei centri commerciali più grandi dell'intera Asia. E accanto a questi troviamo i più classici bazar, dove la gente quotidianamente va a fare la spesa. Chiude questo piccolo viaggio nella capitale il parco divertimenti Magic City, di fatto la Disneyland dell'Uzbekistan. Adesso è arrivato il momento di conoscere i calcettisti che hanno fatto la storia dei mondiali di futsal. Il fenomeno Falcao è il calcettista che ha collezionato più presenze al mondiale, ben 34, seguito dal connazionale Tobias a quota 31. Il podio viene chiuso da Javi Rodriguez, lo spagnolo, a quota 29. In classifica ci sono anche giocatori che hanno scritto pagine importanti del futsal italiano, come Garcias, Wilhelm e Planas, ma anche Borruto e Maxi Rescia, presenti in Uzbekistan. Il re dei bomber è Falcao, con 48 reti messi a segno nelle fasi finali del mondiale. Al secondo posto il connazionale Tobias a quota 43,
terzo posto con 28 reti per il russo Eremenko, prematuramente scomparso all'età di 39 anni nel 2010. In classifica c'è anche il portoghese Ricardinho, neo acquisto dell'Ecocity Genzano, a quota 22 gol. L'iberico Javier Lozano è il recordman di presenze per quel che riguarda gli allenatori, con 32 gettoni in 4 edizioni, con 2 vittorie, un secondo ed un terzo posto. Nella speciale classifica c'è anche l'italiano Alessandro Nuccorini con 17 presenze ed una finale persa proprio contro la Spagna di Lozano nel 2004. Quali sono le vittorie più larghe nella storia del mondiale di futsal? Scopriamole insieme. Al quinto posto c'è il 16-0 del Brasile su Panama nell'edizione 2012 del mondiale. Al quarto posto sempre i brasiliani con il 18-0 su Cuba nel 96. Terzo posto sempre Brasile, 21-0 sulle isole Salomone. Al secondo posto ancora la Seleção, 29-2 nel 2000 contro Guatemala. Il primato risale al 2008 con il 31-2 della Russia sulle isole Salomone. Le storie del mondiale hanno un sapore speciale, esperienze uniche che rimarranno nella mente e nel cuore di chi vi partecipa e soprattutto di chi ha la fortuna e la bravura di vincere. Vivere quei momenti rappresenta la vera essenza di uno sportivo, attimi indimenticabili anche per chi ne tramanda la storia alle future generazioni. Momenti che continueranno a regalare emozioni a partire dal prossimo evento in programma, il primo storico mondiale di futsal femminile in programma nelle Filippine nel 2025.